Buongiorno, buongiorno, buona mattinata, buon sabato, benvenuti a Omnibus. Questa mattina sono sola in studio, perché ormai abbiamo preso gusto con i collegamenti Skype. In realtà, dobbiamo ancora fare i conti, noi, come voi, come tutti, con l'infezione, con la pandemia, con il Covid-19. Ne dobbiamo fare talmente tanti conti che, come sapete, in queste ultimissime ore si è parlato addirittura di possibili nuove zone rosse, chiusure, focolai e ci sono state anche tensioni, insomma, non da poco, soprattutto nella zona di Mondragone, nel Casertano, ma qualche cosa è successo anche a Bologna. Da qui partiamo questa mattina, poi ovviamente ci occuperemo anche di tutto il resto e allora passo subito a presentarvi i nostri ospiti. Stiamo aspettando, ancora non la vedo collegata, il sottosegretario, anzi la sottosegretario alla salute Sandra Zampa del Partito Democratico, ma invece c'è l'onorevole Nicola Molteni della Lega. Buongiorno onorevole e benvenuto. Buongiorno a voi, buon sabato pomeriggio, buon sabato mattina. Ancora mattina. E poi con noi c'è il professor Nino Cartabellotta. Buongiorno professore. Buongiorno. Che è presidente della Fondazione GIMBE. E poi ancora saluto il collega Roberto Arditti, giornalista. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Eccolo, buongiorno. Mentre collegato con noi da Napoli, Francesco Piccinini, direttore di Fanpage. Buongiorno Piccinini. Buongiorno. Ecco, lei dovrebbe essere il nostro uomo sul campo, in qualche modo, diciamo. Allora, in attesa, dicevo, di avere la sottosegretaria alla salute, che sarà fondamentale, diciamo così, per questa prima parte. Professor Cartabellotta, io voglio andare subito da lei. Voglio andare subito da lei perché ovviamente ci siamo... Oggi i giornali lo tengono, diciamo così, un po' più basso, questo tema di Mondragone e di Bologna, ma in realtà non è successo niente di diverso, se non che anzi il numero dei contagi è comunque leggermente salito. Allora la prima domanda che le voglio fare è se secondo lei comunque le cose sono sotto controllo o se davvero siamo di fronte a rischi, insomma, considerevoli, che dobbiamo allarmarci seriamente. Ma io credo che in questa fase dell'epidemia noi dobbiamo considerare il virus come endemico, quindi ancora circolante. Sappiamo bene che abbiamo superato la cosiddetta fase acuta, quella peggiore, che ha portato tanti pazienti in ospedale, in terapia intensiva, che ha provocato tanti decessi. Adesso il virus continua a circolare e periodicamente si riaffaccia dove esistono delle condizioni favorenti, come sempre nelle case di riposo, nelle comunità chiuse. Abbiamo visto anche in aree dove esistono condizioni socio-economiche disagiate. Quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, semplicemente forse ci eravamo rilassati un po' troppo e pensavamo che tutto fosse finito. Quindi la cosa importante è che venga mantenuta alta l'attenzione da parte dei servizi epidemiologici territoriali, che questi focolai vengono immediatamente identificati, vengono tracciati tutti i contatti, che si effettuano gli isolamenti, che ovviamente dal punto di vista geografico possono andare dal singolo edificio al condominio, al quartiere, all'intero comune, perché ovviamente poi questo dipende da quelle che sono, da quello che è il livello di estensione del focolaio. Ma d'altra parte questo deve indurre tutti i cittadini italiani a capire che non è il momento di abbassare la guardia e che tutte le misure, il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine quando il distanziamento non è possibile mantenerlo e soprattutto evitare gli assembramenti, rappresentano sempre delle regole fondamentali per il periodo di convivenza con il virus. Questo credo che sia stato ripetuto centinaia di volte, però purtroppo effettivamente si fa fatica ad accettarlo. Si fa fatica ad accettarlo e per chi ormai va in giro si è sicuramente reso conto che c'è una certa rilassatezza. Professore, il motivo per cui noi abbiamo deciso questa mattina di ripartire da questo tema, che pensavamo, insomma, di dare, non, forse anche noi colpevolmente, non dico per scontato, però insomma di occuparci invece più seriamente di questioni legate al lavoro, legate alle emergenze economiche, eccetera, eccetera, e invece adesso dobbiamo invece nuovamente appunto parlare proprio nel merito, è che ieri
Come sa, il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia, Guerra, ha fatto un paragone che ha fatto davvero spaventare molti, qualcuno insomma, dicendo che il Covid si sta tutto sommato preparando e diciamo sta lavorando, ecco, sostanzialmente ha fatto un paragone con la spagnola, no? Dicendo guardate, sì, che anche quando ci fu l'epidemia di si sta comportando, scusate, non mi veniva la parola, si sta comportando come l'epidemia di spagnola, quella famosa di 100 anni fa, che fra l'altro fece un numero di morti assolutamente imparagonabile, per fortuna, con il numero attuale. Ci fu una seconda ondata, ha detto Guerra, e ci furono 50 milioni di vittime. È stato un paragone improprio o davvero dobbiamo aspettarci qualcosa di simile? Ma guardi, io credo che tutti i paragoni con la storia rappresentano sempre degli elementi, voglio dire, di riferimento che possono guidare a prevenire gli errori. Al momento credo che nessuno possa prevedere se ci sarà e quale sarà l'entità della seconda ondata, però tutti siamo ragionevolmente certi che questa ipotetica seconda ondata dipende da 3 fattori. La prima sono dei fattori che sono legati al virus, la famosa ridotta virulenza, le mutazioni genetiche, cose su cui al momento ancora non abbiamo certezze scientifiche per poterci contare sopra. La seconda, come già detto, sono tutti i comportamenti individuali su cui non bisogna mollare la presa, e la terza sono le attività di sorveglianza epidemiologica e di tracciatura delle regioni. Quindi, al di là di possibili scenari catastrofici, che ovviamente non sono esclusi ma non sono nemmeno certi, è evidente che se noi sappiamo che ci sono degli elementi e delle strategie che servono a ridurre il rischio, qualunque sia questo rischio, è ovvio che non possiamo mollarli, perché di fatto qualunque sia il rischio noi rischiamo o con i comportamenti individuali impropri e o con strategie di sorveglianza sanitaria inadeguate di aumentare comunque questo rischio. Questa è la ragionevole certezza che oggi la scienza ci offre. Poi tutte le ipotesi si possono fare, dalle più ottimistiche alle più pessimistiche, ma io credo che una sana prudenza e continuare, sì, con si possono che fare, dopodiché però hanno degli effetti sulle persone, cioè dire attenzione perché può succedere come la spagnola, 50 milioni di morti non è la stessa cosa che dire c'è il virus attenuato, sì, portate la mascherina, però glielo dico perché, per esempio, oggi sul Foglio viene riportato uno studio che sarebbe stato fatto nei paesi in Giappone, in cui si dimostra sostanzialmente che usare la mascherina non solo ovviamente evita le infezioni, ma nel caso in cui ci fossero, comunque il Covid risulta del 70% meno mortale. Ecco, lo capisce anche lei, professore, che dire una cosa del genere è completamente diverso dal dire ci saranno 50 milioni di morti, no? Uno si comporta, non dico anche di conseguenza, però insomma. Assolutamente, ma io credo che noi tutti abbiamo vissuto, e lei sa bene quanto come Fondazione Gimbio abbiamo mantenuto sempre una linea assolutamente equilibrata rispetto alla comunicazione scientifica, perché gli eccessi non vanno mai bene da nessuna parte, né quelli eccessivamente, diciamo, liberisti, né quelli particolarmente catastrofisti. Ci sono dei dati oggettivi su cui ragionare, ma soprattutto credo che tutti gli scienziati debbano allinearsi sulla logica che la scienza è incerta per definizione, e soprattutto che le ragionevoli certezze si acquisiscono man mano che si va avanti. E nell'incertezza bisogna ragionare con il principio di precauzione, senza fare da un lato terrorismo mediatico e dall'altro ovviamente senza dare un po' l'idea del liberi tutti, che ovviamente è un messaggio sbagliato dal punto di vista sociale, perché come abbiamo visto può far allentare molto la guardia e favorire anche l'insorgenza di focolai. Quindi certo, equilibrio, comunicazione pacata anche dal mondo della stampa, evitare di alzare toni, perché questo credo che sia il momento in cui dobbiamo essere tutti uniti, perché il virus succede, dobbiamo avere una strategia univoca per combatterlo. Sicuramente. Vedo che nel frattempo è arrivata Sandra Zampa, la saluto, buongiorno, sottosegretaria alla salute per il Partito Democratico. Mi fa piacere averla qui con noi questa mattina, e allora vengo grazie subito da lei, perché il professor Cartabellotta ha appena detto una cosa a proposito dei messaggi che vengono anche dati agli italiani, che sicuramente ha una sua importanza e che può aiutarci anche ad avere, no, comportamenti coerenti e lineari.
Le faccio un esempio molto semplice. Fra ieri e l'altro ieri sono uscite non solo le linee guida sulla scuola, e adesso ci arriviamo e le andiamo a vedere, ma anche per esempio quelle che riguardano i viaggi aerei, che può sembrare una minuzia, no? Però in tanti si sono stupiti perché hanno visto che c'è il divieto di mettere, di usare il bagaglio a mano e di metterlo nelle cappelliere quando un attimo dopo ti siedi accanto al tuo vicino e non sei a un metro di distanza, sei, se ti va bene, a 20 centimetri di distanza. E insomma, ci sono cose che, no, lasciano oggettivamente un po' sconcertati, per cui l'impressione che si ha è che i provvedimenti vengono presi un po' così, non, no? Oppure le faccio un altro esempio, sottosegretario, che sicuramente avrà sentito. Lei sa che se uno riceve a casa una raccomandata non può scendere e firmare e farsela consegnare dal postino. Il postino gli deve lasciare nella buca delle lettere l'avviso e lui deve andare alla posta a fare la fila, dove incontrerà un'altra ventina di persone se è fortunato, e a quel punto ritirare la sua raccomandata. Ora, sembrano tante piccole sciocchezze, però sono poi quelle che ti lasciano, no, sconcertate e dire vabbè, ma allora, e quindi forse inducono anche a comportamenti non particolarmente attenti e rispettosi delle norme igienico-sanitarie. No, guardi, le due cose, lei ha assolutamente ragione, le trovo anche io abbastanza assurde, però vorrei anche spiegare il contesto, che in larga misura ho avuto tempo di seguire dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico da quando, diciamo, la vita normale è ripresa, non riesco più, è ripresa l'attività fortemente al Ministero, di tutte le altre ovviamente cose che ci riguardano, e quindi non ce la faccio più, non ho seguito nei dettagli questi due ultimi esempi che lei faceva, però il contesto è molto complesso, perché ci sono audizioni, incontri, confronti, poi ci sono richieste, poi ci vengono avanzate agli esperti tutte le impossibilità delle aziende o degli enti o delle società, allora in queste condizioni non si può riaprire, quindi credo che qualche volta qualcosa da rimettere un po' più, diciamo, appunto dal punto di vista della logica ci sarebbe. Questi due esempi che lei faceva mi pare che siano calzanti da questo punto di vista, possono essere segnalati al Comitato Tecnico Scientifico. Io penso però che questo non induca e non debba indurre le persone a comportamenti. Non è che le persone non usano la mascherina perché li costringi ad andare alla posta. Le persone devono usare la mascherina prima di tutto per fare del bene a se stessi, anche se, lo ricordo per l'ennesima volta, la mascherina serve a proteggere chi hai di fronte, ma se lui, quello che parla con te vicino, non ce l'ha, tu non sei protetto, e quindi gli devi chiedere di indossare la mascherina, così come il distanziamento fisico, così come il divieto degli assembramenti, è una forma di tutela individuale e collettiva, ci aiuta a uscire prima da questo dramma. Dopodiché ho sentito le cose che lei diceva, la comunicazione è stato secondo me un problema oggettivamente non indifferente, credo che molti dovrebbero chiedere scusa agli italiani. In questa rissa tra gli esperti qualche volta si esagera o nel irrigidire e nel drammatizzare, oppure si esagera nella liberi tutti. Sono due lei preferirebbe un modello posizioni che alla nascono tedesca, che parla solo l'istituto Koch? No, guardi, un po' più di sobrietà, preferirei un po' più di sobrietà. C'è stato un protagonismo che in parte è anche responsabilità della nostra categoria, anche se io non faccio, diciamo, non esercito la professione di giornalista da molto tempo, ma avere cercato, intervistato, poi si va a cercare quello che la pensa diversamente possibilmente, non persone che hanno un punto di vista magari condiviso, che frutto di un confronto. Beh, si chiama pluralità di opinioni, quindi, però, cioè, nel senso che
No, cioè, sì, stare. Però non è che se al bar uno dice la sua, noi lo diamo a tutti come se fosse il verbo, perché da lì poi vengono fuori comportamenti. Cioè, qui vorrei, siccome io anche seguo, l'ho seguita e la sento spesso quando lei fa le sue interessantissime rassegne, noi abbiamo una curiosità e anche un interesse che è fatto però di una conoscenza molto più approfondita, ma se tu devi mandare un messaggio alle persone, gli devi dare un messaggio chiaro e semplice quando c'è in gioco la salute. È vero, non si deve mai prescindere dalla verità. Allora, non si può dire che è probabile che succeda una catastrofe, perché non è vero, ecco. Si può dire però che se non ci sono comportamenti corretti, se si fa finta che non è successo niente quando c'è un focolaio, chi si è visto, allora sì che viene fuori un disastro. Ecco. Quindi è possibile che succeda, ma non è probabile che succeda. Che c'è una bella differenza. Non so se sono riuscita. E come? Enorme. Senta, a proposito... Evitando di mandare messaggi tipo è morto il virus, ecco, il virus purtroppo non è morto. Vorrebbe far morire noi. Ci piacerebbe che lo fosse, ma non è così. Senta, sottosegretario, a proposito di focolai, lei Mondragone lo chiuderebbe? Alla luce anche di quello che abbiamo imparato, diciamo così, nei mesi scorsi, no? Di quello che è successo in Lombardia. Può chiudere un'area, si può chiudere un'area. Perché già un pezzetto è chiuso, diciamo, ma lei spingerebbe per una chiusura un po' più allargata? Guardi, io non sono in grado. Per esempio, vede, io non credo che debba essere un sottosegretario, un ministro. Devono essere un gruppo di esperti che, valutati i numeri, dice è il caso di chiudere. Noi così, peraltro, abbiamo fatto. Non è che abbiamo chiuso, perché il ministro Speranza certamente è stato di tutti il più prudente, il più attento. Naturalmente perché era in possesso di informazioni in una misura dettagliatissima e stringente, insomma, e perché era documentatissimo, quindi comprendeva il rischio che veniva avanti. È evidente che se decidi di chiudere un intero paese producendo le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e dalle quali dobbiamo ora farci carico tutti quanti insieme, ecco, però si decide così. Allora, io penso che lì debbano al più presto, con i tecnici del comitato tecnico e con scientifico e con anche il ministero, prendere una decisione. L'importante è che sia una decisione rapida. Per adesso quei numeri sono numeri piccoli. Lì, oltre al problema, diciamo, della salute, mi sembra che ci sia anche un problema sociale molto serio. Ecco, quello come si affronta, io devo andare in pubblicità fra un minuto e mezzo, chiedo subito all'onorevole Molteni di entrare in questa discussione e poi ovviamente ritorno anche dagli altri ospiti. Molteni, la questione sociale... Sì, mi posso sente? Però fare alcune considerazioni, sì, rispetto a quello che avete detto prima e alla giusta domanda che ha posto lei, cioè a quelle che appaiono... a qualunque cittadino che ci sta ascoltando delle grandi contraddizioni. Cioè, lei ha fatto una domanda: in aereo ci si può sedere uno accanto all'altro? Era un esempio, esempio. Sì. Invece non si può portare il trolley e non si può mettere il trolley nella cappelliera. Ha posto una domanda. Io credo che chi ha responsabilità di governo, ma lo dico in generale senza fare polemiche, deve dare delle risposte rispetto ai quesiti di normale quotidianità che ogni cittadino deve vivere. Altrimenti, se le regole e le linee guida non sono chiare, evidentemente poi non possiamo pretendere dei comportamenti lineari, corretti e prudenti da parte dei cittadini. Siccome credo che sia assolutamente giusto quello che sia stato detto, cioè che in questa fase noi dobbiamo convivere con questo virus. È inimmaginabile poter ancora bloccare e chiudere tutto il paese. Questo è un paese che deve ripartire, che deve ritornare alla sua normalità, le aziende, il lavoro, i lavoratori. Evidentemente serve prudenza, attenzione, il rispetto delle prescrizioni minime che sono state previste, ad esempio l'uso delle mascherine. Le mascherine ci dicevano sì le mascherine, no le mascherine, i tamponi, sì i tamponi, no i tamponi. Vabbè, no le mascherine, però ce l'hanno detto giusto all'inizio. Poi si è capito. Quando forse era invece necessario che le mascherine venissero utilizzate. Questo per dire che secondo me la responsabilità di chi guida i processi decisori nel nostro paese su un tema ancora tanto delicato e ancora tanto
persistente nel nostro paese deve essere ovviamente di assoluta responsabilità e di assoluta chiarezza. Diciamo una cosa, le zone rosse, visto tanto per anticipare il tema che ha posto lei su Mondragone, se il sottosegretario dice deve essere fatta una valutazione da parte del comitato tecnico-scientifico per valutare se applicare la zona rossa sì o no, giustissimo, allora qualcuno mi deve spiegare perché a Mondragone, come in tante altre realtà, la zona rossa è stata fatta con un'ordinanza regionale, ad esempio in questo caso da parte di De Luca, il quale, posato il lanciafiamme, posato il distintivo da sceriffo, poi è dovuto andare al Ministero dell'Interno dal ministro Lamorgese a chiedere militari e poliziotti per garantire il presidio della zona rossa. Allora, siccome una delle accuse principali è stata quella che Regione Lombardia, Regione Lombardia doveva fare la zona rossa in Val Seriana, diciamo una volta per tutte che le zone rosse, per garantire sicurezza sanitaria e sicurezza di ordine pubblico, deve essere fatto dallo Stato, deve essere fatto da una responsabilità statale, quindi governativa, in modo tale che ci solleviamo da ogni tipo di incertezza. Scusi, Molteni, ma non è problema, immaginabile che invece si possano fare le cose di concerto, cioè la regione dispone e lo Stato poi ti aiuta mandandoti le forze dell'ordine, cioè perché questa esclusione? Dovrebbe essere fatto in uno spirito di sana congiunzione. Come poi peraltro è successo in Emilia Romagna, Medicina. Dovrebbe essere fatto in uno spirito di sana concertazione, di sana collaborazione. Devo dire che nel corso di questi mesi il governo, litigando al proprio interno, ha litigato un po' troppo, secondo me, con gli enti territoriali, in modo particolare regioni ed enti locali. Citavamo De Luca, tra De Luca ed esponenti del governo se ne sono dati di santa ragione per 4 mesi, no? Allora, siccome a Mondragone c'è un'ordinanza regionale di chiusura che non ha avuto effetti ed efficacia, perché gran parte di coloro i quali, cioè i bulgari, vivevano all'interno di questi 5 palazzi, hanno lasciato e hanno abbandonato, alcuni tra l'altro contagiati, hanno lasciato e abbandonato la zona rossa, scatenando l'ira da parte dei cittadini italiani, il buon De Luca ha dovuto chiamare, ripeto, mettendo da parte il lanciafiamme e le parole violente, ha dovuto chiamare il Ministero dell'Interno per garantire, come giusto che sia e come logica vuole, le forze dell'ordine, militari e forze di polizia per presidiare una zona rispetto alla quale il divieto di accesso e di transito evidentemente andava garantito. Quindi allora, certo che la devo fermare perché dobbiamo... in mezzo a tutto questo ci sta la salute dei cittadini italiani. Dobbiamo andare in pubblicità, sottosegretario, mi aspetto da lei ovviamente una replica appena rientriamo dalla pubblicità. Sì, perché non sa come funzionano le cose. Lo sa benissimo lei, visto che non ha spiegato assolutamente in pubblicità, nulla. Poi vi faccio replicare l'uno o l'altro. Pubblicità. Otto e 30 in questo momento, riprendiamo la nostra diretta. Io dovevo dare la parola al sottosegretario alla salute Sandra Zampa. Stavamo parlando di zone rosse, in particolare di quella di Mondragone. Immagino tutti ricordiate ovviamente le polemiche anche di queste ultime settimane, ma anche dei mesi scorsi, legate alla decisione o meno della Regione Lombardia di decidere di istituire alcune zone rosse e con anche i riflessi, diciamo così, dal punto di vista giudiziario che questa vicenda potrebbe avere, perché come sapete si sta indagando anche su questo. Sandra Zampa. Allora, io mi scuso, non volevo dire che non volevo essere scortese. Quando dico che bisogna sapere come funziona, è così. Nella fase 1 la decisione di chiudere un'area può essere assunta, poteva essere assunta da un sindaco, da un presidente di regione, dal governo o di concerto tra queste autorità e istituzioni. Nella fase del riavvio si è deciso una procedura totalmente diversa. Questa procedura restituisce totalmente alle regioni tutte le loro competenze, fermo restando che non sono mai state in realtà, come ho detto poco fa, sostituite, perché il governo non ha mai deciso di avocare a sé i poteri neanche nella fase 1. In questo momento però sono le regioni che hanno
tutta la responsabilità del monitoraggio e delle decisioni. Intendo dire che si prende insieme, nel senso che c'è una cabina di regia della quale fanno parte le regioni e in cui si assumono insieme con le decisioni. Ma il presidente De Luca ha tutto il potere e tutto, è assolutamente legittimato nel prendere le decisioni che ritiene. Non è che De Luca prende una decisione perché, fa una cosa che non doveva fare, fa una cosa che gli compete assolutamente, tanto più adesso, perché in questa fase semmai c'è una restituzione, alle regioni totali anche delle responsabilità, quindi il monitoraggio, devono fornire i dati, sono stati creati degli indici discussi insieme, concordati, e sono quelli che vengono messi in campo per misurare, per esempio, la situazione complessiva, quindi quel famoso R con zero superiore o superiore a 1. E questa la possiamo considerare una delle cose imparate, in questi 3 mesi, questa conclusione, fra l'altro. Cioè, potrebbe, è la strada che poi si... Comunque la fase di... Sì, nel senso anche nell'ottica del... Abbiamo fatto degli errori, ora cerchiamo di evitare di farli in futuro. È il frutto, evidentemente, di un confronto... di un confronto che è avvenuto insieme agli altri, ma tutta la gestione della fase ha avuto un confronto quotidiano, tutte le mattine si è riunito. Non sto puntando il dito contro qualcuno, sottosegretario, sto dicendo, di fronte a una situazione inedita in cui era difficile immaginare che si potessero avere comunque le idee chiare per tutti, oggettivamente nessuno se lo immaginava, se l'aspettava, peraltro anche i famosi piani pandemici che le regioni dovevano avere erano una chimera più che altro, ma insomma al di là di quello anche per un eventuale modo di affrontare l'autunno, se ci saranno questi nuovi focolai, se davvero ci sarà questa ripresa, ovviamente. Esatto, si è deciso un modello. È, ci siamo dati questa nuova struttura. Sì, si è deciso un modello. Si è deciso anche come fare il monitoraggio, perché il monitoraggio va fatto sempre tutti i giorni. Il comitato operativo che si riuniva tutte le mattine e ieri per la prima volta ho visto arrivare una mail nella quale si ipotizza che il comitato operativo che si riuniva tutte le mattine con tutti i rappresentanti delle regioni, i delegati dei presidenti delle regioni, probabilmente non si riunirà più, ma il comitato operativo aveva un compito specifico che era quella della fornitura e quindi di discutere quando le regioni avevano bisogno, quella era la sede in cui chiedevano di poter avere o far comprare sul mercato questo o quella, oppure segnalavano problemi. In questo momento si è deciso di passare a una fase nuova e questa fase nuova prevede, un ritorno alla normalità anche nelle relazioni istituzionali, ma questo ritorno alla normalità lascia in campo però una cabina di regia della quale fanno parte regioni, governo e esperti, nella quale alla quale vanno forniti dati con tempestività in maniera esaustiva e tutte le settimane insieme si valuta la situazione, dopo che ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità, che è uno dei componenti di questa cabina, ha elaborato i dati che sono stati forniti. Questi dati servono a misurare, tra virgolette, la febbre del paese. Dati che ovviamente vanno raccolti in maniera oggettiva e sistematica. Questo lo dico al professor Cartabellotta, che su questo ha polemizzato parecchio nei giorni scorsi. Francesco Piccinini, da Napoli, direttore di Fanpage, qual è però adesso la situazione a Mondragone? Ovviamente non ti sto tanto chiedendo di quella sanitaria quanto più di quella, sociale, abbiamo visto anche di queste tensioni che si sono aggiunte ovviamente alla paura del contagio.
Sì, la situazione resta esplosiva, nel senso che noi parliamo di una zona della Campania in cui lo Stato è stato storicamente poco presente, una zona distrutta dagli abusi edilizi, dalla forte penetrazione delle organizzazioni criminali. Non dimentichiamo che posti come Casal di Principe, Casa Pesenna distano solo pochi chilometri e il clan La Torre ha fatto di Mondragone un suo grande feudo. Quindi ci troviamo in una zona in cui per anni lo Stato è stato poco presente. Ovviamente dove lo Stato è poco presente è più facile che si creino situazioni di tensione, perché le persone si sentono già fisiologicamente abbandonate. In questa fase ci troviamo in una situazione in cui si ripropone una situazione nella quale lo straniero diventa, come diceva Bauman, portatore di pericolo, diventa la paura che lo straniero sia il portatore di pericolo e quindi di morte. Certo. E quindi si acuiscono queste tensioni sociali. Tensioni sociali che però sono latenti, sono storiche in un territorio già così martoriato ed ora esplodono in tutte le sue contraddizioni. Ma la tua impressione perché io mi sono chiesta, adesso c'è una micro zona rossa, diciamo, che è relativa ai palazzi, a quegli isolati, no, dove vivono soprattutto queste comunità di bulgari, no, che sappiamo lavorano ufficialmente nelle campagne, eccetera, eccetera. Qualora si dovesse estendere la zona rossa, quindi diventare tutta la città di Mondragone zona rossa, c'è il rischio che aumentino gli scontri, cioè che qualcuno non regga questa situazione, secondo te? Ci sono delle forti tensioni e queste forti tensioni potrebbero scoppiare, anche perché ricordiamoci che c'è chi soffia sul vento dell'odio e quindi c'è anche tutta una situazione di persone che fomenta. Abbiamo visto più riprese, vediamo che ci sono anche tanti esponenti, anche locali, che stanno cercando di esasperare questa situazione piuttosto che placare gli animi. Sarebbe importante, per un senso delle istituzioni, in certi momenti cercare di placare gli animi, non soffiare sull'odio, ma lo dico con estrema serenità, perché poi sul territorio ci sono i cittadini veri, quelli che dalla mattina alla sera, che la mattina devono andare a lavorare e devono tornare la sera a casa. Quindi invece di cercare di fomentare l'odio, bisognerebbe cercare di mantenere la calma, come è stato fatto in questi mesi, perché le divisioni, la rabbia sociale non fanno bene a nessuno e non fanno bene prima di tutto al paese. Roberto Arditi, chiamo in causa anche te per un'altra valutazione, sempre di tipo giornalistico, da osservatore, insomma, di questa situazione, di questa vicenda. È solo, diciamo, un caso isolato insomma, si chiuderà qui, o potrebbe essere la spia, l'indice di quello che potrebbe succedere, cioè anche del fatto che, per esempio, il paese non reggerebbe eventuali seconde chiusure? Non sappiamo rispondere a questa domanda. E non sappiamo rispondere a questa domanda perché non abbiamo mai vissuto, nessuno di noi, in un mondo in cui si fa, precito l'ultimo dato del fondo dell'Organizzazione Mondiale Economica, del Fondo Monetario Internazionale, non abbiamo mai vissuto in un mondo, in Italia, che fa meno 12,8 del prodotto interno lordo, che è la stima che ci viene assegnata per il 2020. Non lo sappiamo come funziona un'Italia a meno 12,8, e tra l'altro ci sono in circolazione stime anche peggiori di questa. Ricordo che il governatore della Banca d'Italia, Visco, nelle sue considerazioni finali svolte poche settimane fa, è arrivato a citare un 13% di calo del PIL. Gli effetti nelle zone, come giustamente ricordava il direttore di Fanpage, secondo me con grande garbo, anche visto che siamo al sabato mattina, nel definire, diciamo così, la complessità della situazione di un territorio come quello di Mondragone, il direttore di Fanpage è stato garbatissimo. La verità è che noi abbiamo pezzi d'Italia, compreso quello, nei quali una buona parte delle leggi che governano la vita della Repubblica sono di fatto o sospese o poco applicate. Ora, come impatterà su tutto questo la più grave, almeno nei numeri delle statistiche, crisi economica del nostro paese dopo gli anni 1943, 44 e 45, nessuno lo sa. Nessuno lo sa per il semplice fatto che non è mai successo, e quindi, come anche Cartabellotta spiegava bene parlando della malattia,
e rivolgendosi al mondo della scienza, quando ci si trova di fronte a una cosa che non si conosce, non si può che agire e ragionare con grandissima prudenza e cercando di capire strada facendo. È quello che dovremmo fare nel prossimo autunno, anche perché, vorrei segnalarlo, le parole di Angela Merkel di ieri e in generale gli echi che ci giungono da Bruxelles ci inducono a ritenere che l'Europa farà la sua parte. E io credo che questo debba essere accolto con grande spirito positivo. Ma sui tempi io non sarei così convinto del fatto che saremo inondati di denaro a disposizione dall'Europa nel giro di poche settimane, perché potrebbe non andare esattamente così. E di conseguenza tutti quanti, noi dei media, chi sta al governo, chi sta all'opposizione, faremmo bene a prepararci a un'Italia, parliamo di casa nostra, che dal 1° settembre in poi entra in una stagione o naviga in un mare nel quale nessuno ha mai provato a muovere i remi. Ed è bene che cominciamo a dircelo, anche secondo me in modo un po', come posso dire, più poco ruvido, politically correct. Un po' più, esatto, ruvido. Sì. Vabbè, allora Arditi ha fatto riferimento a questa intervista che potete trovare oggi su diversi quotidiani, in particolare la Stampa è quella che la riporta, diciamo così, in modo più completo. Sono due pagine intere di Francesca Sforza, inviata a Berlino. Quello che sostanzialmente, e non solo, ma ci riportano anche, diciamo così, la risposta di Conte, che non è stata proprio, diciamo, entusiasta, ecco, di questa intervista. Perché? Perché che cosa ha detto Angela Merkel? Sostanzialmente ha detto, senza essere, insomma, troppo diretta, che intanto ci sono i soldi del MES, questi 36-37 miliardi, per il recovery fund è ancora tutto per aria, tutto da decidere, non è nemmeno certa la cifra, quindi farci di conto non ha molto senso, c'è il MES, sono soldi che vanno per l'emergenza sanitaria e derivati, quindi tutto quello che, insomma, ne consegue, intanto sarebbe bene approfittare di questo. Molteni, so che la Lega continua a essere fortemente contraria, insieme anche a forze di governo come è il Movimento 5 Stelle, che anche se qui ieri un sottosegretario Traversi ai trasporti ha detto che, insomma, si può cominciare a vedere, laicamente se ne può discutere, però, insomma, diciamo, era davvero una minima apertura. La contrarietà della Lega mi sembra invece che sia ancora definitiva su questo aspetto, no? Sì, se mi ha consentito una battuta su Mondragone e sull'aspetto sociale, che era poi la domanda, sì, che mi faceva, certo, prima, con le considerazioni che ovviamente condivido da parte del direttore di Fanpage, l'aspetto non solo di natura sanitaria ma l'aspetto di natura sociale che rischia di diventare anche di ordine pubblico, legato a un territorio, voglio ricordare che accanto a Mondragone, che è anche una località bellissima da un punto di vista turistico, noi con Matteo Salvini andremo lunedì a Mondragone a visitare il quartiere Cirio per ascoltare, non per alimentare odio, tutt'altro, ma per ascoltare e portare soluzioni e proposte affinché quella che oggi si sta verificando un vero e proprio scontro sociale. E quali sono le soluzioni che proponete per risolvere le tensioni di Mondragone? Beh, vede, lì c'è un problema di un vero e proprio scontro sociale tra cittadini. Lei prima diceva che questi bulgari che vivono in promiscuità oltre 800 in 5 palazzi in condizioni da terzo mondo, sì, molto probabilmente, io credo non, che non per scelta, la immagino, nel senso che credo che se avesse la disposizione delle case più agevoli, più, insomma, più io anche, credo che la soluzione, io credo che la soluzione possa essere e debba essere l'integrazione, non la ghettizzazione. Se io prendo 5 palazzi e faccio vivere 800, 900, 1000 persone in condizioni, diciamo, non, certo, non civili e poco umane, probabilmente quello non è una forma di integrazione ottimale. Lei prima diceva che questi bulgari vanno a lavorare. Io non so se vanno a lavorare o vengono sfruttati, perché io
uno dei problemi è evidentemente il fatto che c'è anche dello sfruttamento, il caporalato, nonostante la legge del 2016 insiste e persiste, il caporalato insiste e persiste nonostante una sanatoria flop. Beh, sa, c'è anche una legge Bellanova. Che vieta gli omicidi, ma purtroppo gli omicidi ci sono ancora, cioè non è che... Sì, sì, questo per dire che io capisco che lei debba difendere certe posizioni, però io sto facendo un'analisi dicendo che la misura del ministro Bellanova, che avrebbe dovuto superare il caporalato, evitare lo sfruttamento, evitare lo sfruttamento dei braccianti nei campi, tutt'oggi c'è ed è uno dei problemi che sta creando quella bomba sociale. E lì c'è un pezzo di Stato che è sottratto. E quindi la soluzione è esattamente quella di investire sui territori, di bloccare l'immigrazione clandestina, perché purtroppo l'immigrazione, e qui siamo a Mondragone dove ci sono comunità di soggetti comunitari, bulgari, l'immigrazione significa quelli nuovi che arrivano, ma quelli che già ci sono? Accanto c'è un altro paese che si chiama Castel Volturno, a pochi chilometri da Mondragone, c'è un paese che si chiama Castel Volturno dove il 50% della popolazione è una popolazione immigrata, dove c'è il fenomeno della criminalità organizzata legata alla mafia. Mi sta dicendo blocchiamo quelli che devono arrivare, ma quelli che già ci sono, che ne facciamo? Guardi, se dal 2012, il sottosegretario Zampa lo sa perché ne abbiamo parlato spesse volte, se dal 2012 al 2017 i governi di allora aprono le porte a 700.000 immigrati irregolari, ormai ci sono, non andiamo non a rimanere, mi dica cosa dobbiamo fare di quelli che ci sono già. Scusi, e non crei le condizioni per una sana integrazione, per un sano inserimento sociale, per una sana inclusione sociale, evidentemente noi abbiamo situazioni come queste dove all'occupazione abusiva abbiamo sfruttamento, abbiamo caporalato, che evidentemente creano con i cittadini italiani tensione sociale. Io quindi però investire non ho sui territori, qual è la investire soluzione. Se me lo lascia dire, però io capisco che investire sui territori, investire sulle periferie, bloccare l'immigrazione irregolare e clandestina, investire sulla sicurezza urbana. Quando il governatore De Luca chiama i militari e le forze dell'ordine a presidio del territorio, vuol dire che ci sono stati almeno 10 anni di cattive politiche di gestione del territorio che oggi portano evidentemente ad avere gli scontri sociali, la tensione sociale che oggi è sotto gli occhi di tutti. Senta, quindi, investire sul territorio, cosa c'è di meglio che usare i soldi del MES per investire su un territorio colpito dalla pandemia? Sono soldi che devono andare per le spese sanitarie e derivati, perché non approfittarne? Perché vorrebbe dire rendere il nostro paese ancora una volta e ancora di più schiavo e sottoposto a una serie di condizionalità, perché il MES senza condizionalità non è MES, perché se vogliamo togliere le condizionalità dal MES dobbiamo cambiare la legge che istituisce il MES. Io credo che il nostro paese, tra l'altro fondi che vengono promessi, penso al Recovery Fund, penso al BEI, penso al SURE, penso al MES, che sino ad oggi però nessuno ha ancora visto. Diceva giustamente prima Arditi, questo è un paese che deve ripartire, che deve discutere delle risorse evidentemente che verranno messe a disposizione, perché sino ad oggi il nostro paese si sta investendo, dopodiché nessuno di noi ha ancora capito come il governo vuole investire queste risorse. Questo è il grosso problema, cioè la mancanza di un piano e di una visione strategica, cioè, per lei il rilancio dice, di un paese fosse il piano, che a forse settembre ce ne potremmo che a settembre ragionare. Rischia di implodere. Oggi non abbiamo le risorse, quelle che ci sono frutto di un indebitamento che pagheranno i nostri figli, ma manca evidentemente un progetto chiaro, lungimirante, per far ripartire il paese. La devo fermare. Professor Cartabellotta, dobbiamo andare in pubblicità. Subito dopo la pubblicità voglio ripartire da lei, perché come sa appunto invece ieri sono state distribuite le linee guida per la ripartenza della scuola. E allora vorrei parlare un po' di questo per capire qual è intanto il giudizio che ne dà, diciamo, da un punto di vista della profilassi sanitaria. Subito dopo la pubblicità. A
Allora, sono le 8.56, professor Cartabellotta, dicevamo di queste nuove, di queste linee guida che finalmente sono state diffuse dal Ministero dell'Istruzione a proposito della scuola, riprenderà il 14, ha fatto molto ridere qualcuno, qualcuno invece ha proprio vagato nel vuoto quando ha sentito la ministra Azzolina parlare di queste rime buccali, che sarebbe un modo astruso per dire che da bocca a bocca ci deve essere un metro di distanza, però a noi piacciono questi bizantinismi, no? Queste cose così. Mi dia una sua valutazione, professore. Secondo lei sono sufficienti, sono un giusto compromesso fra ciò che sarebbe stato in un mondo ideale, bene fare ciò che con quello che abbiamo dobbiamo fare? Ma guardi, io mi posso limitare solo a una valutazione di tipo scientifico. Perché, sì, quella io voglio, quella io voglio da lei. Gimbe, la prossima settimana dovremo uscire proprio con questa analisi della letteratura, da cui emerge che di fatto la chiusura delle scuole, tra tutti i vari interventi messi in atto durante una pandemia, ovviamente i dati si riferiscono prevalentemente alla SARS, è quella che ha offerto il minor contributo a quella che è la prevenzione, diciamo, della diffusione dell'epidemia. E i primi studi di modeling, cioè i primi studi, diciamo, di simulazione sul Covid-19, sostanzialmente affermano che la chiusura delle scuole da soli prevengono dal 2-4% dei decessi. Quindi siamo di fronte, diciamo, a una di quelle situazioni dove il bilancio tra rischi e benefici, tenendo conto anche della complessiva situazione delle infrastrutture scolastiche, che probabilmente oggi avrebbero bisogno ben più di quel miliardo di investimento che è stato messo sul piatto, che scuola e sanità sono state le due grandi opere pubbliche. Ce n'è uno in più, ne hanno messo uno in più. Ah, bene. Lo segnalo perché è fondamentale. Però ecco, la cosa importante è che al di là di quelle che sono i rischi, dico che, ripeto, ho l'evidenza scientifica. No, però lei ha detto una cosa importantissima, cioè lei ha detto sostanzialmente chiudere le scuole è servito a pochissimo, forse è più è il danno relativamente a poco che il vantaggio. E questa cosa, insomma, se è supportata da dati, cifre ed evidenze scientifiche, è veramente grave. I dati sostanzialmente dicono che degli studi inclusi in questa grossa revisione sistematica pubblicata sull'Lancet ci sono 16 studi che proprio riportano i dati che ho appena citato, che gli studi di modeling parlano di una riduzione di circa il 2-4% dei decessi che potrebbero in una situazione Covid essere potenzialmente anche minori, visto che sappiamo che la popolazione pediatrica, voglio dire, non ha un particolare impatto, diciamo, della malattia, se non come soggetti che possono trasmetterla agli altri. Però ripeto, quello che è fatto è fatto, è evidente che si è deciso in un momento di lockdown totale. Certo. Però adesso che nella riapertura la scuola è stata, diciamo, la grande dimenticata, soprattutto rispetto alla programmazione, adesso le linee guida ci sono, sembrano anche abbastanza rigorose in alcuni casi, ritengo anche poco compatibili con quella che è la situazione del patrimonio edilizio, organizzativo, infrastrutturale, scolastico. Vediamo, diciamo, quali sono le possibili soluzioni che si riusciranno a mettere in campo, perché la mia preoccupazione è che comunque tutte quelle che sono le modalità operative con cui dovranno avvenire le riaperture delle scuole non hanno fatto ancora i conti con la realtà, e soprattutto questa decentralizzazione, questa possibilità di demandare a ciascun preside le modalità organizzative. Ci lamentiamo della sanità, che abbiamo 21 servizi sanitari regionali, immaginiamo, voglio dire, una babele di preside che possa definire in relazione però professore locali, l'autonomia scolastica c'è ormai da una ventina d'anni, forse pure di più, lo so bene, però io credo che se dal coronavirus non impariamo per la scuola, per la sanità, per il lavoro, per tutte quelle che sono le aree dove il paese ha bisogno anche delle grandi riforme che devono essere veramente fatte di innovazione, di rottura, e ci ancoriamo a quelle che sono ovviamente tutta una serie di situazioni che hanno cristallizzato la burocrazia e tutta una serie di decisioni legislative nel nostro paese, non ne veniamo fuori, perché questo è un punto di svolta che è, come si diceva anche poco fa, o si svolta in una certa direzione, eppure il rischio è che il paese non riuscirà a risollevarsi in maniera molto semplice da questa grande crisi economica che consegue al Covid. Sottosegretario Zampa, vengo da lei, leggo fra le varie indicazioni che ci sono a proposito appunto della riapertura delle scuole, anche questa. Il CTS suggerisce tamponi a sorpresa a insegnanti e studenti per l'analisi molecolare e l'identificazione delle RNA del Covid. Questa azione, scrive il Messaggero,
potrebbe fornire utili indicazioni sulla circolazione del virus, insomma tamponi a sorpresa, che mi sembra insomma tutto sommato una buona notizia, diciamo, mettiamola così. Le voglio fare però, e allora questo però mi suggerisce una domanda sulla app Immuni, che lei giustamente, diciamo, per non so se anche per dovere corporativo di governo ha difeso, e però che secondo me ha alcune falle. Non parlo tanto della privacy, quella gliela concedo, gliela lascio, siamo già tutti su Facebook, su Twitter, vabbè, facciamo che questa gliela concediamo e gliela lasciamo. Ma la mia domanda riguarda invece proprio i tamponi, perché non vi è nell'app Immuni la certezza che se io ho la segnalazione che mi potrei essere infettato, avrò immediatamente qualcuno che mi viene a fare un tampone. Purtroppo, lei sa, è così, forse anche per la frammentazione, no, del sistema sanitario, per cui ogni regione fa a modo suo. Il vero problema è che poi se io vado dal mio datore di lavoro e gli dico guarda, l'app Immuni mi ha detto che devo stare 14 giorni a casa, ma non ho nessuna testimonianza di niente, non ho un tampone, non ho nulla, chi me lo certifica? Che cos'è? È malattia? Non lo è? Capisce la diffidenza nei confronti di app Immuni? Come si risponde? Capisco. Intanto che il governo ha già, in realtà, scusi, il Ministero della Salute ha già dato indicazioni perché venga certificata, però qui bisogna farlo subito il tampone, quindi la raccomandazione è già stata data, verrà ripetuta, io penso che sia giusto quello che lei dice, cioè che 5 minuti dopo che ti viene mandato una segnalazione tu telefoni al tuo medico. Perché tu puoi anche, come lei sa, decidere di non mandare alcuna indicazione. Non è che l'app, non scaricare l'app Immuni, non ha a che fare o scaricare l'app Immuni, non c'entra con il seguito della procedura. Cioè no, non è certo, che è automatico certo. che si è scaricato l'app Immuni. Almeno, diciamo, allora vede, già scaricarla è un passo avanti. Sì, però se la scarichi si presume che tu la voglia usare, non che vuoi solo appesantire il tuo telefonino. Assolutamente, lei ha assolutamente ragione. Noi l'abbiamo, veramente, tutti insieme abbiamo immaginato che potesse essere esattamente una indispensabile. Guardi, ieri mi sono trovata a dire... aver fatto tanto gli spiritosi come se il fallimento dell'app Immuni fosse una soddisfazione politica per carità, tra virgolette. Io non riesco veramente. Però ammetterà anche lei che c'è stata una campagna contro l'app Immuni. Io lo trovo veramente una cosa, ecco, non saprei, incommentabile, perché mi tornano in mente le parole garbatissime che ha detto il direttore di Fanpage, cioè. E anche Roberto Arditi, cioè, cito loro per dire la società, io credo che si aspetti da noi, da tutti noi, mi ci metto anch'io, guardi, comincio io per prima eventualmente a battermi il petto, ma non è più il momento né delle polemiche né della propaganda, facciamola sulle cose, facciamoci la guerra politica o l'opposizione sulle cose che meritano, no? Cioè le grandi differenze, io farei così e invece tu hai fatto cos'ha, ma non la piccola guerriglia sull'app Immuni. Detto questo, mi scuso, diciamo, della chiosa. Ce l'ho portata io a parlare. In realtà lei ha ragione, il tampone va fatto immediatamente, le persone hanno anche perché adesso, e io però sono convinta, guardi, non per ottimismo così spiccio, ma siccome sta enormemente migliorando la qualità scientifica anche dei prodotti, c'è una velocità. Qualche giorno fa al Ministero ho incontrato una, diciamo, produzione che lavora facendo il tampone la mattina, la sera e l'esito con anche già l'SMS. Noi siamo in grado di fare questo, quindi bisogna assolutamente fare questo. Ha ragione nel dire che va ulteriormente raccomandata alle regioni di effettuare nel più breve tempo possibile. Non è vero che è difficile,
bisogna organizzare un lavoro che funzioni e il diritto di sapere dipende cosa si intende su difficile ancora... ovviamente, certo che non è difficile fare un tampone, però come lei sa ci sono stati casi di persone, guardi, soprattutto perché adesso in Lombardia, è migliorato moltissimo. Certo, va bene. Allora io devo salutarla perché premono altri ospiti e avevamo così concordato. Grazie e buongiorno e stata... mi lasci dire un'ultima cosa, sì. Il MES va usato. Me lo immaginavo. Grazie sottosegretario, grazie mille, la saluto come saluto anche il professor Cartabellotta che è stato il nostro compagno di viaggio in questa prima parte della mattinata. Onorevole Molteni, buona giornata. Un'ultimissima domanda per lei, perché lei è stato sottosegretario al Ministero dell'Interno. E allora io vorrei usare, per passare da questa... Volevo farle solo una domanda. Diciamo, la sfrutto come tecnico. Sa che a proposito della chiusura delle scuole, no, si è posto il problema che sì, si aprono il 14, ma il 20 andranno richiuse perché si vota in molte regioni, poi ci sono le amministrative, c'è pure il referendum, insomma in tutta Italia si vota. Qualcuno aveva avanzato l'ipotesi di reperire sedi alternative rispetto alle scuole, il Ministero dell'Interno ci sta lavorando. Lei che c'è passato dal Ministero dell'Interno, come la vede questa possibilità? Fattibile o è una roba che neanche, non dico in due mesi, ma in due anni potremmo immaginare di avere dei seggi alternativi alle scuole? Guardi, indipendentemente dal fatto di essere stato al Ministero dell'Interno, le porto il pensiero di tantissimi sindaci e quindi di rappresentanti delle comunità territoriali che dovrebbero eventualmente trovare sedi alternative. Quando parliamo di sedi alternative, di cosa parliamo? Di palestre, parliamo di altri immobili. Evidentemente diventa difficile e complicato, visto che abbiamo sette regioni che vanno al voto. Io credo che sia alquanto difficile, alquanto complicato, anche perché mi par di capire dalle linee guida che sono state tracciate e dalla conferenza stampa che ha fatto ieri il Presidente del Consiglio e il Ministro Azzolina, che bisogna trovare anche spazi alternativi per quel 15% di studenti che per mantenere il distanziamento all'interno delle scuole attuali dovrebbero essere portati in altri luoghi. Sarebbe interessante capire dove il 15%, cioè parliamo di circa 1 milione di studenti sugli 8 milioni di studenti, questo milione di studenti dove verrebbe portato e dove verrebbe trasferito, senza fare polemiche, con la massima disponibilità, con la massima volontà di contribuire al bene del paese. Evidentemente mi sembra, partendo dall'app Immuni, partendo dalle linee guida sulle scuole, partendo dalle zone rosse e partendo da tutto il tema economico, mi sembra che i problemi che siano sul tavolo di questo governo siano tanti e soprattutto mi sembra che non ci sia coerenza e coesione per affrontare, ripeto, una situazione evidentemente straordinaria anche da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale, rispetto al quale una visione unitaria, lungimirante e coesa da parte del governo dovrebbe essere condizio sine qua non. Quindi sono oggettivamente molto preoccupato rispetto alla situazione del paese, anche perché questo è un paese che ha aperto gli stadi ma non ha aperto le scuole. Siccome la scuola è il centro vocazionale per eccellenza su cui si fonda la crescita, lo sviluppo, l'educazione di un paese, sono molto preoccupato su questo tema. Onorevole, io la devo salutare. Prima di salutarla le faccio vedere, non so se la regia riesce a mostrargliela, io intanto gliela faccio vedere così perché è troppo bella. È la prima pagina, o meglio la controcopertina del Foglio di oggi, con questa fantastica vignetta di Maccox in cui si vede un Salvini con la felpa open arms, che non so, non credo che avrà mai, ma insomma niente è impossibile a questo mondo, che si accinge ad accogliere una massa di, vede queste figurine, sarebbero i piccoli profughi a 5 stelle, venite a me, non vi lascerò morire di secondo mandato. Sono in basso i profughi 5 stelle. Voi avete detto che ne state per raccogliere un po', me lo conferma? Ma guardi, non è che stiamo per raccogliere, il problema è sono che scappano dal Movimento 5 Stelle. Io credo che stiano tradendo in tutto e per tutto
il Movimento 5 Stelle, ho grande rispetto per tutti, ci mancherebbe altro, abbiamo governato 14 mesi con loro, però è evidente sotto gli occhi di tutti che quando tu dici che non governerai mai con la sinistra, che non ti siederai mai al governo con Renzi e con la Boschi, che dirai sempre no al MES, e tipo sul MES il Movimento 5 Stelle farà un'altra capriola a 360 gradi, evidentemente quando tradisci la tua identità, la tua storia, la tua ragione d'essere, che ci siano pezzi di rappresentanza che si stacchino e cerchino di trovare coerenza nelle proprie linee di indirizzo politico e in altri partiti politici, credo che sia assolutamente naturale. Non siete voi, sono loro. Va bene, onorevole, la devo salutare, perché invece proprio adesso ci grazie, colleghiamo. Buona giornata. Grazie mille. Ci colleghiamo con il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, che è tra l'altro un avvocato, e un altro avvocato, l'onorevole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. Perché? Buongiorno, benvenuti. Buongiorno a tutti. Perché in realtà il dibattito anche sulla questione dei vitalizi, ieri ha vissuto la giornata al calor bianco, sembrava, no, dopo uno scambio accesissimo di accuse, che si fosse in qualche modo chiusa, invece no, non è tanto chiusa ancora. Ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità e poi ripartiamo da qui. Allora, bentornati. L'ultima parte di Omnibus la dedichiamo di nuovo a parlare di vitalizi, perché come già insomma avevamo fatto ieri mattina, abbiamo capito che non è tutt'altro che chiusa, ecco, questa questione, e al di là dei tweet infuocati, delle battute di chi si è attaccata alle tende, ha detto un disastro, però poi insomma c'è una situazione da risolvere. Non a caso io vi ho presentato i nostri due ospiti di questa seconda parte, ovvero il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, sottolineando il fatto che siano due avvocati, perché in questo particolare contesto, diciamo, c'entra la questione. Il Fatto Quotidiano fa un titolo, insomma, riprendendo un film, audace colpo dei soliti noti, così il Senato si ridà i vitalizi. Forza Italia e Zanda, sapete, del Partito Democratico, felici, doppio gioco della Lega, Taverna che dice ora il ricorso. Insomma, lasciando intendere sostanzialmente che tutti fossero d'accordo, tranne il Movimento 5 Stelle. Allora, senatore, che cosa intende fare il Movimento 5 Stelle per ovviare, diciamo così, a questa situazione? Ci sarà questo ricorso, così come annunciato anche da Paola Taverna? E in che modo verrà fatto per evitare le forche caudine di una Costituzione che sembra andare contro, diciamo, questo provvedimento? Il Movimento 5 Stelle farà tutto quello che sarà possibile fare per mettere rimedio ad una faccenda che puzza di letame da 2 chilometri di distanza. Questo è stato uno sputo in faccia a quelli che il pane quotidiano se lo lavorano, se lo conquistano tutti i giorni, giorno dopo giorno, con la fatica e con il sudore. Lei ha citato il Fatto Quotidiano, lei sa che la bozza della delibera era già pronta dal 30 di gennaio ed è stata proprio pubblicata dal Fatto Quotidiano e da altri giornali. Lei sa che... E questo cosa cambia? Sa chi sarà colui che beneficerà per primo? No, questo per dirle che c'è un conflitto di interessi che è grande quanto una casa. Sa chi sarà il primo a beneficiare del provvedimento adottato dalla Commissione? Il Presidente della Commissione. Sa chi sarà il primo a beneficiare del ricalcolo adottato dalla Commissione? Il Presidente della Commissione. Quindi è evidente che siamo davanti a un procedimento viziato
da un enorme conflitto di interessi, direi quasi elementare proprio nella sua sostanza, e il Movimento 5 Stelle non può lasciar passare questa cosa impunita. Allora, sì, però lei non ha risposto alla domanda come cercherete di ovviare, diciamo così, a quelle che sembrano delle evidenze della Costituzione, che dice non si può intaccare un principio acquisito, non si possono andare a tagliare cose che erano già state stabilite prima. Come si lavora su questo aspetto? Con questo ragionamento, che tra l'altro noi abbiamo tentato di portare, vede, si dice che è un diritto acquisito, no? E invece il Movimento 5 Stelle parla di un privilegio rubato. Ma spiego le ragioni. Vede, i diritti per definizione sono universali, cioè sono godibili da tutti. I privilegi invece sono godibili solo da qualcuno. I vitalizi sono godibili da tutti, secondo voi? Perché se non sono godibili da tutti, non sono dei diritti, sono dei privilegi. Quindi quando si dice è una delibera che si rivolge solo ad una categoria di persone, sono due le obiezioni che possiamo muovere. La prima, che questa categoria di persone rifiuta di soggiacere al principio contributivo, che dice tanto hai versato e tanto poi ottieni con la tua indennità. E la seconda ragione è che non ci può essere naturalmente una delibera che può rivolgersi a tutti, prima di tutto perché stiamo all'interno di un organo giurisdizionale domestico e soprattutto perché in Italia, ma direi al mondo, è solo quella la categoria dei politici che pretende di prendersi 2.000 euro senza essere mai entrato una volta in Parlamento o esserci entrato per una settimana per prendersi il caffè. Perfettamente, perfettamente chiaro il filo del suo ragionamento. Onorevole Paolo Sisto, lei che la Costituzione l'ha maneggiata parecchio e che è appunto avvocato, come risponde a questa obiezione? Non sono diritti, ma sono privilegi. Diciamo che più che aver maneggiato la Costituzione, ho avuto l'onore di essere maneggiato dalla Costituzione, perché è la Costituzione che deve maneggiare tutti quanti noi e dovremmo ispirarci alla Costituzione. Ma io ho sentito... Io ricordo un suo libro molto divertente, sì, di Sana e Robusta, sana Costituzione. Robusta Costituzione, era molto divertente. Sì, sì, ma no, volevo dirle, io ho ascoltato dalle alate parole del senatore Licheri una nuova categoria giuridica, la differenza tra diritto e privilegio, che non so su quale manuale abbia mai letto. Forse il manuale della politica dei 5 Stelle, che ovviamente sono pronti a una grande creatività giuridica pur di giustificare le proprie, come posso dire, illazioni giuridiche, perché tali sono. Parliamoci chiaro, innanzitutto rispetto per il Parlamento e per i parlamentari. A me non piace che si dica che il presidente della tutela giurisdizionale, io sono presidente della tutela giurisdizionale alla Camera, ma non per i rapporti con i parlamentari ma con i dipendenti. Noi siamo giudici di autodichia e quindi come tali meritiamo rispetto indipendentemente dalle autodichia decisioni. Autodichia significa che voi nessuno che può mettere becco in quello che fate, che decidete da soli. La Camera non si rivolge al giudice, la Camera ha degli organismi giurisdizionali interni indipendenti, diciamolo così. Quindi rispetto per i giudici, come noi rispettiamo le sentenze che i 5 Stelle aizzano a destra e a manca, e noi le rispettiamo, così loro devono rispettare le sentenze. Possono non condividerle e si impugnano, ma dire che vi è un conflitto di interessi da parte degli organi giurisdizionali non è corretto, è istituzionalmente sbagliato e non è ricognitivo del diritto di ciascun componente di quegli organi di decidere secondo scienza e coscienza. Contro o ragione? È ovvio, anche i giudici, se decidono di una controversia che li riguarda, sono in perenne conflitto di interessi, ma nessuno si è mai sognato di dire che il giudice che decide su una controversia che indirettamente può riguardare il corpo della magistratura è in conflitto di interessi. Questo non esiste in nessuna parte del mondo, esiste solo allorquando i 5 Stelle non sono d'accordo su quello che qualcuno scrive o dice. Ahimè, non si può essere, come posso dire, garantisti a seconda delle convenienze. Questo lo dico perché quella assurda differenza fra diritto e privilegio non è scritta da nessuna parte ed è una mera, come posso dire, boutade di tipo giuridico. Detto questo, è chiarito, sgombrato il campo da pretese, diciamo così, cognizioni giuridiche,
Che cosa va detto? Che nel 2012 sentivo Forza Italia... il suo collega senatore esultare, l'ho anche visto inquadrato un momento, per cui... Sì, ma loro esultano sempre, sono sempre, quando qualcuno dice contro esultano, va benissimo, torniamo ai vitalizi. Aspetta un secondo, giusto per capire, perché esultava? Per una semplice ragione. Perché ho piacere che Sisto prenda atto che il presidente di quella commissione sarebbe stato il primo beneficiario del provvedimento che ha adottato. Perché conosco il collega Sisto, che davanti a quella situazione di conflitto di interesse lui l'avrebbe immediatamente rimossa dicendo no ragazzi, non posso presiedere io questa commissione. Richieri. Perché allora, io sono così, parte allora, in causa. Vabbè, allora, ok, questo allora concetto chiaro. Sisto, sì, no, allora, no, io vado avanti, no, Sisto. Due settimane Forza Italia fa, nel 2012. Tutti no, però senatore Richieri, no, senatore Richieri, senatore, le dita, non si allarghi troppo. No, però così non mi fate schermo. Parlare. Allora, dicevo, beh, come no, appena Forza Italia nel 2012. Forza Italia nel 2012, cavolo. Conflitto di interessi. Oh, scusami, basta. Oh, senatore, ha appena finito di parlare, facciamo esporre anche... Forza Italia nel 2012 ha abolito i vitalizi. Noi abbiamo riportato nel 2012 il criterio di contabilizzazione dei vitalizi dal retributivo al contributivo. Quindi questo è accaduto, ma come? Con una manovra corretta, cioè con un valore ex nunc, cioè nel senso la nostra riforma è partita dal momento in cui è stata fatta, cioè il problema di quella delibera è la retroattività. Questo è un problema obiettivo, cioè non si può dire che una riforma possa essere retroattiva. Questo pone dei seri problemi di costituzionalità che vanno risolti. Noi siamo favorevoli al taglio, siamo favorevoli al ridimensionamento, ma con delle forme. Antonio Tajani, per esempio, ha rinunciato a 500.000 euro quando ha lasciato il Parlamento europeo. Un gesto sì, ma è stata una decisione sua importante. Però. Non è stata, è stata una decisione sua, non è che... No, ma per dire, come Forza Italia, con i suoi vertici, non è attaccata al soldo, è attaccata ai principi. Cioè, questo è il punto. La retroattività pone dei seri problemi di costituzionalità, che vanno risolti. Si possono trovare diverse forme di intervento per ottenere lo stesso effetto, ma con degli strumenti che siano costituzionali. Voglio soltanto rammentare che il Movimento 5 Stelle in tema di retroattività ha già preso una grossa batosta dalla Corte Costituzionale in tema di spazzacorrotti. L'amico Richieri se lo ricorderà, allorquando si è voluto far retroagire le misure restrittive della spazzacorrotti, la Corte Costituzionale ha detto mi dispiace, non possono essere... Come no? Oh, scusami, lei è documentato male, glielo dico io, la quindi Corte Costituzionale... Non vi parlate sopra, aspettate, signori, siate un po' cortesi l'uno verso l'altro, allora, non vi parlate sopra. Sisto, allora, finisca e poi ricomincia. Dico occhio alla retroattività, che è un principio costituzionalmente garantito, non si possono creare in certi settori norme retroattive. Quindi io credo che con molta pacatezza e con molta attenzione, senza foga e senza campagne elettorali fondate su principi, diciamo, inesistenti, si possa trovare rimedio. Un'ultima cosa voglio segnalare. Diceva l'amico Richieri che danari, cosa, eccetera. Allora, prima cosa, dobbiamo uscire dall'idea che la politica sia una casta. Questo fa male al paese, fa male alla gente, fa male al Parlamento. Noi siamo parlamentari, dobbiamo difendere le istituzioni parlamentari nell'interesse del paese. Secondo, ma con quale coraggio si fa riferimento ad uno spreco di danari? C'è gente che lavora e c'è gente che... Quando voi siete gli autori del capolavoro del film horror parlamentare del reddito di stai sui binari giuridici. 20 miliardi, fammi parlare, capisco che è un argomento delicato, bene, ma 20 miliardi di esborsi in favore con un aumento di posti di lavoro ridicolo. Come si fa a dire che i tagli dei parlamentari vanno a scapito di chi lavora tutti i giorni? Voi che siete, come posso dire, i teorizzatori del nulla fare, dei nulla facenti. Cioè voi avete inventato la categoria dei nulla facenti pagati. Allora come si fa a dire che tagliare i vitalizi aiuta? Cioè voglio dire, un po' di coerenza, un po' di garbo e un po' di rispetto per gli ascoltatori. Anche Sisto si è allargato un po'. Diciamo che questa è un po' più propaganda. Senatore Richieri. Aspetti, Francesco Speroni, mi sente? Senatore, sia calmo.
L'ex ministro della Lega, Francesco Speroni, oggi per esempio sulla stampa dice il vitalizio non è un privilegio, in realtà lui lavorava, dice, per cui non è un privilegio, dice dalla politica io ho ricevuto solo svantaggi, con il taglio, dice, ci ho rimesso 25.000 euro l'anno, dice magari, vabbè, non ho comprato la macchina nuova, si riferisce al vecchio taglio, in realtà così non avrebbe proprio più niente. Prego. Allora, punto numero uno, i cittadini hanno chiaro che la politica vede un pezzo della sua politica che si sente casta, che non appena si è concluso il lockdown sono andati subito a mettersi in commissione in tempo di notte a farci questa cosa qua. E ma no, ma quale tempo di notte? Ma quale tempo di notte? No, però devi stare che si taglia gli stipendi per comprare i respiratori ospedalieri, caro Sisto. Questa è la politica del domani, la politica del futuro. Per quanto riguarda il Presidente poche settimane fa aveva ammesso di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e disse che non avrebbe partecipato al voto. Chiedi a quel presidente dell'altra notte se ha partecipato al voto e se quel voto è stato determinante, caro Sisto. Le dobbiamo dire le cose ai cittadini. Ma cosa c'entra quando il conflitto noi diciamo d'interesse? Senta, però, scusi Licheri, le posso chiedere una cosa? Scusi Licheri, quando in realtà vogliamo dire che siamo cittadini in Parlamento, dobbiamo avere gli stessi diritti dei cittadini. Certo. Ma le sentenze si impugnano, ma impugna le sentenze, giusto? Ma le sentenze guardi, possono essere sbagliate, ma impugnate. Perdoni, la delibera, attenzione, non ha tagliato il vitalizio come sta cercando di fare. Di far capire Sisto quella delibera, no, dice scusi, veramente nessuno ha detto che abbiamo tagliato, ha detto questo, no, nessuno ha detto così, senatore, già ne abbiamo già abbiamo affrontato l'argomento già ieri mattina spiegando per filo e per segno che cosa è successo, non che è un taglio definitivo dei vitalizi, ci mancherebbe, ma no, ma non è uno stupo in faccia a chi per avere, ma no, senatore, su via, dai, quindi, sì. La parola sputo è brutta, è inelegante, non dire sputo, usa un'altra parola, su, dai. Come intendi rimediare a un'ingiustizia di questo genere? La Corte, la Carta Costituzionale, la tua Costituzione, la mia Costituzione prevede, contempla e accetta un'iniquità di questo genere. Perché ti arrabbi? Perché si chiama la Costituzione. I padri costituenti avrebbero voluto una situazione di stortura di questo genere. Dimmi se sì o no. Un presidente che va a decidere sui denari propri. Ma allora, senatore, io le chiedo... Senatore, si fermi. Abbiamo meno di un minuto. Meno di un minuto per dare la parola e giustamente la replica a Sisto, e poi io devo dare la linea ai colleghi, al collega Pancani a Coffee Break. Sisto. Ma molto pacatamente, io quando vedo che ci si agita ho l'impressione che si sia nervosi, e qui è evidente, è un fatto di numeri, ci si duole politicamente per trovare spunti per la campagna elettorale quando i numeri dicono un'altra cosa. Gli sprechi del Movimento 5 Stelle sono sotto gli occhi di tutti, aver coniato questa categoria dei nulla facenti pagati è evidente, ce la si prende con Ma delibera, secondo lei c'è il rischio che questa cosa passi anche alla Camera? Delibera, no, voglio finire. Una delibera legittima, cioè vorrei capire, è una sentenza. Guardate, vi devo tagliare, se continuate così vi devo tagliare. Sisto, mi dica solo se secondo lei c'è il rischio che passi anche alla Camera. Ma io dico che c'è una sentenza che può essere impugnata e può essere riformata. C'è un dovere, secondo me, di riscrivere questa delibera in modo costituzionale. Questo credo che sia la soluzione migliore, cioè mettersi insieme al lavoro per trovare il modo di ottenere lo stesso effetto, ma con delle regole che siano, ripeto, costituzionalmente compatibili. La retroattività tout court è sbagliata, non va bene, e bisogna intervenire perché lo stesso effetto lo si riconduca a dei metodi corretti. Tra l'altro, io ho anche forti perplessità, e lo dico, che questo possa essere raggiunto con una delibera dell'Ufficio di Presidenza e non con una legge, ma su questo ci siamo già intrattenuti lungamente. Purtroppo, vorrei dirlo anche ai nostri ascoltatori, questa è una legislatura in cui le regole sono saltate. Noi abbiamo decreti legge e fiducia a manetta. Non vi potete allargare.
E questa è l'ulteriore dimostrazione. Il governo PD 5 Stelle ha questa caratteristica: i 5 Stelle al governo, il PD per tenere il governo le fa tutto quello che le saltate voi le regole. Va bene, vi devo fermare. Non possiamo allargare questa discussione ad altri temi che non siano questo. Per voi invece le regole non valgono mai. Va bene, grazie senatore, grazie onorevole. La linea a Coffee Break. Buona giornata, ci vediamo domani.